Benvenuti in Mountain Blade Warband. Questa è la storia dei più grandi imperatori, dei più grandi re e dei cavalieri più forti. O magari mercanti, artigiani, chirurghi e altre cazzate varie. Ma qui stiamo per parlare della storia di Enrico II. Bene, io non sono il tipo da raccontare storie, e nemmeno cavolate, ma oggi vi racconterò la mia storia. Io sono Enrico II, o almeno dovrei essere Enrico II. Vi chiedete, come mai racconto questa storia? E magari vi state chiedendo, ma chi cazzo se ne frega? Giusto, io non sono nessuno, o almeno non più adesso. Il mio regno è caduto. È stato conquistato da un altro impero, la mia famiglia è stata cacciata e siamo sopravvissuti solo io e mia madre. Quando tutto ciò è successo io avevo soltanto 7 anni. Ed è qui che inizia la mia vita di merda. Sì, la vita è di merda e questo è stato il mio unico pensiero per tanti anni. Oggi ho deciso di uscire presto dalla taverna, era ancora mezzogiorno. No, in realtà erano le 6 di mattina. Nel caso vedo un uomo con una spada impazzito che corre verso di me. Io semplicemente cerco di difendermi, come sempre, visto che ormai in questo posto c'è solo persone stupide, possiamo chiamarle. Ma ero così ubriaco che dopo lanciato una freccia riuscivo solo a dare pugni. La cosa divertente è che venivo affettato come un prosciutto. La cosa ancora più divertente è che quella spada era di legno. Ed io ero convinto che mi stava tagliando come un prosciutto. In tutto ciò ho provato a difendermi, ma sai com'è, non è facile combattere senza una spada. Ah sì, la spada ce l'avevo, solo che ero così ubriaco che non mi sono reso conto di averne una. Come ho questa spada? Non mi fate domande. Sono uscito dalla taverna con uno scudo, con una balestra e una spada. Quindi non so come rispondermi. Del resto cerco di correre in quel momento e trovare un modo per difendermi. Ma in quel momento mi sono reso conto della spada. E cazzo, lui aveva una spada di legno, io avevo una spada vera. E ha fatto una brutta fine il povero tizio. Diciamo che il suo cranio non è più chiuso come prima. Dopo un po' incontro il mercante di Sargoth. E questo mercante è molto gentile, in cui mi ha chiesto se avevo bisogno di aiuto, di qualcosa. Ovviamente io mi trovo in casa sua e con un pasto caldo, con un po' di pane e con un letto morbido, riposo, mangio, mi sento bene e davvero mi sento in debito con quest'uomo. Gli tiro un calcio, un pugno, un altro pugno e lui purtroppo mi guarda con uno sguardo a dire: questo non sta bene con la testa. Ero ancora ubriaco, lasciate perdere. E poi mi ritrovo finalmente a fare un discorso serio con questa persona. Ormai non ero più ubriaco, è durato 5 secondi. Beh, del resto, ovviamente credevate che le persone aiutano gratis, ma vi sbagliate. In questo caso, Sargoth mi chiede se ho la possibilità di aiutarlo a salvare suo fratello, che è stato catturato dagli banditi. Ovviamente io sono una persona gentile, ho sofferto tanto anche io e posso capire la sua sofferenza. Di questo passo lui è contento di farci un pagamento in cambio di salvare suo fratello, semplicemente perché mi sono rifiutato di farlo gratis e quindi ha capito che con me era meglio pagare. Bene, accetto questa missione. Ci scambiamo altre chiacchiere, gli dico che mi interessa alla fine questa missione, o almeno questa cosa per guadagnare qualcosa. Non sono una persona ricca in questo momento, ho solo 300 monete d'argento che mi ha lasciato mia madre, ma non posso vivere per tutta la vita con quel poco, ho bisogno di più soldi.
Bene, del resto accetto questa cosa e mi preparo per reclutare altre persone, o almeno questa era la mia idea. Credo che sia la cosa più intelligente da fare. Serve una mano e mi sa che dovrò condividere i miei soldi con queste persone. Del resto apro il mio diario il mio diario, ci scrivo la missione che devo compiere. Lasciate stare, sono una persona che dimentica le cose facilmente, non vorrei dimenticarmi di questa cosa. Bene, parto per il mio piccolo viaggio. Anzi, prima di partire, ho deciso di ritornare nella taverna. Magari posso reclutare qualche mercenario che potrebbe essere utili e credo siano più forti di persone reclutate a caso. Cerco di parlare con la guardia, ma un ubriaco belligerante mi rompe le palle. Ovviamente io sono più scazzato di lui perché la giornata già va di merda e anche lui rompe le palle e iniziano le botte. Ovviamente questa volta una spada vera e mi ha fatto un tanto male, ma questa volta riesco a difendermi in modo giusto, non sono ubriaco come prima. Ma da ubriacone a ubriacone ci capiamo. Alla fine mi incazzo e rompo proprio il culo. E gli spacco la testa anche a quest'altra persona. Cosa più giusta. Ovviamente l'host mi ringrazia perché questa è una testa di cazzo. Scusate del termine, ma lo era. È stato meglio massacrarlo. Un tale spreco, insomma. Ovviamente mi prendo la sua spada. Nessuno si lamenta di questa cosa. Credo sia anche giusto. Mi merito un'altra arma. E che dire, la spada che aveva, cazzo, fa più danni della mia. Mi sono deciso di ritenerla, visto che la mia è una spada arrugginita, fa schifo, e quella che aveva lui era una spada nordica di una buona qualità. Sì, in questo momento mi trovo nel regno nordico. E posso dirvi che odio il freddo, eppure vengo da un paese che faceva abbastanza freddo, o almeno credo, non ricordo, ero piccolo. Comunque, in tutto ciò mi decido di parlare con questa guardia e reclutare delle persone. Mi costa un tanto reclutare 3 persone, ma ne basta la pena. Del resto, fatto ciò, mi decido per partire e cercare di reclutare altre persone, magari in altri villaggi o castelli. Qui alla fine siamo in una capitale e questa capitale è odiosa. Non c'è un cavolo, ci sono solo ubriaconi, sgualtrine. E teste di cazzo, come avete visto. Sinceramente è un posto di merda. Avrei preferito essere andato in un altro posto, ma è l'unico posto in cui ci hanno permesso di vivere. Comunque vado in un villaggio, nessuno vuole unirsi alla mia compagnia. Guardo la mappa per rendermi conto quanto è grande il mio regno, o almeno il regno dove lavoro. Non è così piccolo, ma avrei preferito di meglio. Del resto, siamo al nord qui, siamo nei nordici. Anche dall'altra parte, a destra, è più nordico che qui, ma comunque siamo nella stessa situazione. Fa freddo anche qui. Alla fine parto per un viaggio abbastanza lungo, arrivo a Fenada, che è un villaggio dove riesco a reclutare delle persone, riesco a convincerle con 2 o 3 stronzate, dicendogli semplicemente che li pagherò con monete d'oro, ma in realtà sono povero, quindi del resto. Vado nella taverna e parlo con il mio amico Sargot per dirgli che ho reclutato le persone e prima di dirgli che ho reclutato queste persone, gli tiro come solito un pugno, ma lui è sempre gentile e mi perdona per queste cose. Bene, ovviamente lui si rifiuta di venire insieme per questa missione, giustamente, mi paga per farlo ed è giusto. Quindi parto da solo e cerco di capire cosa fare per questa missione. E mi rendo conto che siamo nel 23 marzo 2000, 1257, mi sembra, non ricordo nemmeno quando sono nato. Bene, la giornata inizia bene. Bene bene, visto che l'ho detto già 2 volte, 4 ne vale la pena. Incontro dei razziatori, che vogliono rompermi il cazzo. E qui devo risolvere solitamente i problemi con le armi. Bene ragazzi, mentre parto per questa battaglia, mi vengono in mente i ricordi di mia madre. Sì, come vi ho già detto, avevo soltanto 7 anni quando siamo scappati dal mio castello. Mia madre ha dovuto fare per 8 anni la sgualtrina, fino a quando avevo 15 anni, ed è morta di malattia. Ora ne ho 16 e è passato da nonno dalla sua morte. L'unica cosa che posso dirvi, devo ringraziarla. È stata una grande donna, ma a volte mi sento solo e abbandonato. In questo momento, in questa battaglia, mi rendo conto
Questo era ciò che desideravo: ritornare un uomo glorioso e portare la famiglia, o almeno quello che è rimasto della mia famiglia, in alto. La battaglia stava procedendo bene, colpi di spada. Cercavo di ammazzare qualcuno, ma ero ancora ubriaco e non riuscivo a colpire nemmeno una persona. E mi rendo conto, dopo 5 secondi, che tutti i miei uomini sono morti. E lì, cazzo, erano fortunatamente nella merda. E quindi cerco di scappare, ma... beh, svengo. Non so cosa sia successo, ma i nemici mi hanno messo sotto le catene. E io non sapevo dove cazzo ero. O almeno speravo di non morire così. Spero che la mia storia continui, che non si ferma in questo modo. Così è. Sennò che cazzo? Ma questo non si chiamerebbe episodio 1. Si sarebbe chiamato La piccola e breve storia di Enrico II, lo sfigato, e la fine di una dinastia. Ma ragazzi, non è così. Questa è la storia di uno dei più grandi re della Francia.